Come procede la marcia di avvicinamento alla nona edizione del Festival d'autunno? Ma ancora meno di un mese, c'è un grande entusiasmo da parte dei fan di questi eventi musicali che terremo tutti nel Teatro Politeama nel weekend di novembre, e in modo particolare straordinario successo stanno registrando i concerti dei Manhattan Transfer, unica data per tutto il centro-sud d'Italia, e il concerto di Vinicio Capossela, unica data per tutta la Calabria. Nel programma c'è anche spazio con il musical di Happy Days, l'omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Sì, dopo il grande jazz del Manhattan Transfer e l'icona pop forse più famosa d'Italia in questo momento, che è Vinicio Capossela, che propone appunto il suo nuovo disco ambientato nel mare, proseguiamo poi con il grande musical della Compagnia dell'Arancia, Happy Days, che ci proporrà fedelmente il mondo americano degli anni 50, quindi la Milwaukee che abbiamo tutti visto nel celebre telefilm, Fonzie, la famiglia Cunningham e tutto ciò che ci riporta magari alla nostra adolescenza, quindi tornano di nuovo appunto gli anni 50 americani con Happy Days, con la Compagnia dell'Arancia, la più importante compagnia di musical italiana, e poi concludiamo con l'omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Questa volta sul palcoscenico saranno i più grandi cantastorie italiani, per la prima volta riuniti in questa produzione unica del festival, che vedrà appunto insieme esponenti della Sicilia come Alfio Antico di Lautari, dalla Sardegna Elena Ledda, Peppe Voltarelli della Calabria, Patrizia Laquidara dal Veneto, Pino Marino da Roma, Raiz da Napoli e Giovanardi dalla Lombardia. Tutti questi cantastorie proporranno appunto la musica regionale dalla Lombardia alla Sicilia e poi duetteranno e proporranno ensemble inediti fra loro, quindi veramente un concerto di grande divertimento da non perdere. Infine, non solo musica ma anche incontri culturali arricchiranno il programma della Kermesse. Sì, ben 3 incontri culturali, uno per ogni concerto, quindi avremo la storia della musica italiana attraverso le 150 canzoni che ne hanno fatto la storia, quindi dall'Inno di Mameli a Vasco Rossi, appunto allo stesso Vinicio Capossela, già che questa è la conferenza che precede il concerto del 12 novembre, e dopo ancora l'America degli anni 50, attraverso appunto il racconto di Edoardo Segantini, prestigiosissima firma del Corriere della Sera, e infine ancora cosa ha significato l'Unità d'Italia per il Sud Italia attraverso appunto Fuoco del Sud di Lino Patruno, direttore del Corriere Mezzogiorno.